Carissimi amici, questa sera siamo in una versione di Liberamente un po' particolare perché non ho la mia spalla, non ho l'assistente, quindi mi toccherà parlare, però è importante. Io intanto voglio ringraziare tutti i 219.535 elettori che hanno dato la fiducia, che ci hanno votato, elettori della Camera. Tanto ho scoperto che alla Camera rispetto al Senato abbiamo avuto 7.838 voti in più, quindi vuol dire che sono circa più di 7.000 giovani. E siccome ci dicevano che noi avremmo avuto molti più voti al Senato perché siamo un movimento di anziani con concetti vecchi, obsoleti, i giovani non ci avrebbero mai votato, qualcuno pensava a un risultato migliore al Senato, invece i numeri hanno smentito questa previsione. In realtà c'è una differenza di 7.383 voti alla Camera. Dobbiamo tutti essere contenti e orgogliosi perché abbiamo consentito a quasi 220.000 italiani di poter andare a votare con la gioia nel cuore e il sorriso sulle labbra. Per la prima volta moltissimi, quasi tutti direi, hanno votato contenti e convinti di quello che facevano. Già questo per noi non può che essere un grande risultato. E soprattutto consideriamo che si tratta di 220.000 voti identitari. Allora, la prima riflessione che dobbiamo fare dal punto di vista politico è questa. Oggi non ci sono movimenti, gruppi, partiti che possano avere un simile elettorato. Nessuno ha votato il popolo e la famiglia per quello che ha fatto, per le riforme che ha fatto o per avere in cambio chissà che cosa. Non è né un voto clientelare né un voto opportunistico, è un voto identitario, valoriale. E questo è un patrimonio preziosissimo, unico nell'attuale panorama politico, di cui non possiamo non tener conto. Io stamattina ho ricevuto un messaggio da parte di un politico importante che ha importanti ruoli a livello regionale e mi ha detto: hai visto? Se mi avessi dato retta, anche tu oggi saresti un senatore. Io ho dovuto spiegare per l'ennesima volta quello che ho detto durante questo mese di campagna elettorale, ovvero che non si tratta di un progetto personale, il problema non era mandare me o qualche altro amico in Parlamento. E ho spiegato, come ho dovuto spiegare durante tutta la campagna elettorale, che la questione è di un progetto collettivo, non di un progetto personale. E comunque io non avrei mai potuto spendere la mia faccia, la mia credibilità, la mia storia, mettere a disposizione la rete costruita in questi anni a favore di un partito che è per la legalizzazione della prostituzione, che vuole Giulia Bongiorno ministro della giustizia, con la legge dell'omofobia, eccetera, eccetera, le cose che già si sanno. Però ecco, questo piccolo particolare rende onore a tutte le fandonie che sono circolate, perché guardate, se io, ma soprattutto Mario Dinolfi, avessimo voluto trovare uno spazio personale, avremmo fatto comodamente a meno di tutto quello che abbiamo messo in piedi. Quindi chi dice il contrario non conosce le nostre storie e soprattutto offende la nostra intelligenza. Però ho ricevuto, la prima telefonata che ho ricevuto è stata una telefonata molto bella e gratificante. È stata la telefonata di Monsignor Giovanni D'Ercole, vescovo di Ascoli Piceno. Ora che la campagna elettorale è finita, quindi siamo lontani dalle strumentalizzazioni, posso dire che Monsignor Giovanni è stato vicino a noi, è stato uno dei pastori che più ci è stato vicino, non soltanto con la, con, la,
con la preghiera, ma anche col cuore. Ci sentivamo molto spesso, lui chiedeva vari aggiornamenti su come andava la campagna elettorale e devo dire mi ha fatto un po', passatemi il termine, da direttore spirituale in questa avventura politica proprio, per cui ci siamo confrontati molto spesso, mi ha aiutato anche spiritualmente. E stamattina mi ha chiamato, mi ha detto assolutamente dovete andare avanti, lui si è innamorato di questo progetto, anzi mi ha anche preannunciato un'iniziativa che do qui in anteprima a Liberamente. Lui ha chiesto di poter incontrare pubblicamente tutti i dirigenti, ma anche i simpatizzanti, gli amici, i militanti, del popolo, della famiglia, in un incontro a Roma che si terrà il 14 aprile, tarda mattinata, perché lui vuole fare un discorso pubblico, ufficiale, molto importante, di sostegno, ma anche di valutazione politica, e vuole davvero esporsi perché crede fermamente in questo progetto. Quindi ringraziamo il Monsignor Giovanni D'Ercole e ovviamente invitiamo tutti a partecipare a questo importante evento. Tra l'altro dobbiamo anche registrare il fatto che soprattutto negli ultimi giorni di questa campagna elettorale molti di quelli che mi ascoltano sono testimoni, tanti pastori, tanti vescovi, tanti parroci, hanno capito, proprio, ma purtroppo a ridosso della scadenza elettorale, del voto, ci hanno conosciuto, hanno cominciato ad apprezzarci, a stimare e a comprendere il progetto e si sono dati da fare. Tardi, vabbè, sì. Devo dire che avremo modo poi di recuperare tutti questi rapporti, come dirò, attraverso delle fasi importanti di riorganizzazione. Certo che dobbiamo, io credo che la Chiesa in particolare debba interrogarsi su quello che è accaduto, perché il primo dato politico di valutazione che salta agli occhi è un dato drammatico per i cristiani. Cioè per la prima volta dal dopoguerra ad oggi nel Parlamento italiano non c'è un gruppo, un movimento, un partito che possa considerarsi prettamente identitario di una prospettiva antropologica cristiana che si ispira ai principi cristiani. Non parlerei neanche più di partito cattolico perché questo termine convenzionale in politica credo non abbia più senso, visto tra l'altro anche il grande aiuto che ci hanno dato e la grande partecipazione, penso ai fratelli evangelici, anzi che qui colgo l'occasione per ringraziare perché sono stati davvero encomiabili, non soltanto in Sicilia ma in tutta Italia. Tra l'altro ieri abbiamo fatto l'incontro a Binago e c'era un gruppo di evangelici di Como che è venuto, mi ha incoraggiato, ci ha incoraggiato a continuare e allargare la rete, per cui davvero questo è un ecumenismo vero, reale, non quello fatto di chiacchiere inutili e vuote. Però oggi ci troviamo davanti a questa drammatica fotografia. Pensate che la cosiddetta quarta gamba, che doveva rappresentare con tutti i suoi limiti, li conosciamo bene, il mondo cristiano, è crollata dal 4% all'1%. Non ha neanche tenuto la soglia minima di sbarramento del 3%. E a sinistra tutto il mondo cattolico, che è legato al Prodismo, a Prodi, alla Margherita, a Casini, l'UDC di sinistra, ha avuto lo 0,5%, sia la lista Lorenzin che insieme appunto sostenuta da Prodi. Né a destra né a sinistra c'è più la parvenza di una presenza politica nettamente di ispirazione cristiana. Io credo che non ci si possa non
interrogare su questo fatto che, ripeto, è il primo, la prima volta che capita dal dopoguerra ad oggi. E perché non si può restare inerti di fronte a un oggettivo bipolarismo rappresentato dalla Lega di Salvini, che non è neanche la Lega di Bossi e di Maroni, è tutta un'altra cosa, e il grillismo di Maio. Qualcuno dovrà cominciare a pensare. E se è vero che siamo entrati nella Terza Repubblica, bisogna capire quali sono i soggetti nuovi e i soggetti vecchi. Nel mondo cattolico, nel mondo cristiano, bisogna capire se tutta quell'aggregato di sacerdotalismo che era legato comunque a un'ispirazione cristiana identificato da Cesare, l'UDC, che oggi è completamente sparito, rappresenta il vecchio e chi rappresenta il nuovo. Chi è in crescita e chi è in decrescita, chi rappresenta l'alba, chi rappresenta il tramonto, chi rappresenta il passato, chi rappresenta il futuro. Oggi, ripetiamo, Monsignor Giovanni d'Ercole terrà un discorso molto importante, un discorso pubblico, una riflessione pubblica ai dirigenti, militanti, simpatizzanti del Popolo e della Famiglia a Roma il 14 aprile. Poi daremo i dettagli sull'orario e sul luogo, molto probabilmente sarà l'albergo Tra Noi, ma vedremo poi. State sintonizzati. Ecco, questa campagna elettorale, questa ulteriore elezione molto importante, quella per cui noi in realtà siamo nati, come abbiamo sempre detto, elezione politica, ha costituito un ulteriore stato di avanzamento, chiamiamo così, dei lavori, del progetto del Popolo e della Famiglia. E noi in 2 anni abbiamo realizzato lo scavo e oggi, dopo le elezioni politiche del 4 marzo, possiamo dire di aver costruito le fondamenta. Certo, da lontano non si vede perché si vede soltanto un prato, ma sotto è stato fatto qualcosa di molto importante. Da qui dobbiamo cominciare a costruire la cattedrale. E come ogni momento di passaggio importante, dobbiamo anche fare una riflessione, anche molto serena, in sede di autocritica, perché dobbiamo imparare a crescere step by step, come dicono gli inglesi, cioè un passo alla volta, pietra su pietra. E c'è un dato innanzitutto, che una riflessione che io voglio condividere con voi. Vedete, 100.000 è un numero che ha cominciato a farmi paura quando ho scoperto che la statistica ci diceva che soltanto il 5% degli italiani ci conosce. Cioè il 95% degli italiani non ci conosce. E guardate, fidatevi di uno che l'ha girata palmo a palmo per 3 volte. L'Italia è grandissima, è molto più grande di quanto voi possiate immaginare. E se si percorre in autostrada l'autostrada dei laghi e si guarda a destra e a sinistra tutti questi paesi, questi palazzi, e ci si chiede: ma quanti conoscono il Popolo e la Famiglia? O come mi è capitato percorrendo gli svincoli micidiali di Genova e si vedono quelle centinaia e centinaia di palazzi messi di formicai enormi. Non ci conosce nessuno, cioè il 95% non ci conosce. Allora, questo ci induce a 2 riflessioni. Da una parte ci dice, certo, che se con questa percentuale così ridotta di conoscenza abbiamo ottenuto lo 0,7%, cioè 220.000 voti, significa che chiediamoci che cosa sarebbe successo se ci avesse conosciuto il 10, il 15, il 20%. Anche se ovviamente non è
un automatismo matematico, però certamente aumenterebbero le capacità di consenso. E qui dobbiamo capire bene questo dato. E allora vediamo alcuni punti. Primo, e io ripeto, partendo da questa riflessione, reputo che questo sia uno dei punti più importanti. Uno, dobbiamo superare questo gap di non conoscenza. Allora, come si fa? Cosa dobbiamo fare? Intanto c'è un punto che dobbiamo tenere presente. Ora, finalmente, finita la buriana e la frenesia della campagna elettorale, possiamo lavorare con serenità. Speriamo anche sia finito il fuoco amico, tutto questo odio, rancore, acredine si stemperi, non c'è più appunto la campagna elettorale, e questo ci consente di spiegare bene, con calma, con tranquillità, con tutto il tempo che abbiamo a disposizione, qual è il progetto del popolo della famiglia. Non siamo tra i tanti a caccia di voti, ma abbiamo davanti non solo una prateria, avete visto il 95% degli italiani, ma anche le condizioni migliori per fare questa operazione. Non abbiamo e non avremo i milioni di Soros, quindi anche questo è un dato di cui non si può non tener conto. Quindi dobbiamo conquistare il territorio in maniera militare. Io direi quartiere per quartiere, organizzandoci con una strategia che definirei gramsciana, cioè casamatta dopo casamatta, in maniera proprio scientifica ma militare. E allora bisogna dividerci, bisogna organizzarci, bisogna capire chi si occupa per esempio dei rapporti col mondo religioso, chi si occupa dei rapporti con gli ordini professionali, chi si occupa dei rapporti con le associazioni. Dobbiamo davvero strutturarci, e abbiamo anche l'ambito per ciascun collegio. In tutti i 97 collegi abbiamo la possibilità di fare questo lavoro. Quindi presuppone un'organizzazione. Andiamo al secondo punto importante. Ora, ogni volta che facciamo una campagna elettorale, quindi ci strutturiamo, automaticamente si ha una organizzazione. Pensate a quest'ultimo importantissimo passaggio delle politiche. La legge stessa richiedeva dei referenti regionali, poi abbiamo necessariamente identificato dei referenti per collegi, i candidati. Questa cosa ha creato naturaliter, una struttura che avremmo fatto fatica a creare prima. Lo dico anche a tutti gli amici che lamentavano questa mancanza. Prima sarebbe stata davvero una nomina alla cieca. Non avremmo, sarebbe stato difficilissimo identificare persone di cui non si conosceva la reale, al di là dell'entusiasmo di tutti, ma poi bisogna guardare nella concretezza chi è più portato a queste cose qui. Adesso ce l'abbiamo, perché la regola è sempre stata quella, cioè i galloni si conquistano sul campo. Ora siamo in condizioni di avere identificato degli amici, referenti responsabili, che hanno dimostrato di avere capacità di esserlo. E questo, guardate, non è una cosa da poco. Dopodiché è chiaro che come questo ulteriore importante step ci deve far riflettere su un ragionamento complessivo di organizzazione. Certo, è importante. Io direi per esempio il modello Verona, che è sempre stato un po' come paradigma, adesso va esportato, va visto. Adesso abbiamo anche molto più tempo per riflettere sull'organizzazione complessiva, ma partendo da quel dato di cui ho accennato prima, che è molto importante. Ora abbiamo delle figure che hanno dimostrato sul campo una capacità organizzativa, una capacità di raccolta delle firme, cioè
li abbiamo identificati bene. Questo è stato un passaggio, secondo me, veramente fondamentale. E tra l'altro, lo possiamo dire, umano, ha riservato anche diverse sorprese. Cioè, amici che, da cui io mi aspettavo moltissimo, che hanno un po' deluso, e altri che non, da cui non mi sarei aspettato molto, che hanno, sono stati eccellenti. Quindi davvero è stato un test molto importante, anche un test in termini di candidati. Si è visto poi anche a livello di candidature questa cosa qui è importante. E c'è un dato sul quale io invito a riflettere, voglio condividere. Guardate che i veri osservatori politici alla Cazzullo, per dire, quelli che davvero se ne intendono, hanno subito percepito che è un'anomalia nell'attuale quadro. Cioè, noi siamo l'unico movimento politico, l'unico partito che è capillarmente radicato e presente in tutta Italia, alla stessa identica maniera, in tutti i 97 collegi, da Bolzano fino a Noto. Cioè, che cosa, oggi abbiamo una situazione in cui c'è una Lega che domina il Nord, 5 Stelle che dominano il Sud, Fratelli d'Italia per poco che è rimasto a Roma, ma nessuno ha una presenza capillare praticamente identica in termini di percentuali in tutta Italia come noi. Questo è veramente il popolo italiano davvero. Certo, deve crescere, però è molto interessante che noi siamo l'unico movimento che non ha questa diversificazione territoriale, non è legata a interessi particolari, localistici, ma ci muove qualcosa che davvero, davvero riesce a unire tutto il nostro paese. E poi sono appunto la vera radice culturale cristiana, perché è tutto lì, sapete. Terzo punto, molto importante, la presenza culturale. Adesso noi abbiamo sufficiente tempo per non solo creare i circoli e ampliare, tra l'altro questa cosa con molto piacere oggi mi hanno comunicato che ci sono aperti diversi circoli proprio a seguito delle elezioni, ma anche attraverso una presenza fatta di incontri, della presentazione di libri, qualunque tipo di iniziativa, andare a presentare questo progetto con calma. Tra l'altro adesso guardate, spariranno tutti i cacciatori di voti spariranno fino alla prossima elezione. Quindi noi avremo tutto il tempo per poter con tranquillità, e così dobbiamo essere percepiti per quello che in realtà siamo. Cioè gente che vuole realizzare una presenza politica capace di diventare cultura, ma cultura della vita, della famiglia, dell'educazione, fede, ispirata a principi che, e non cacciatori di voti. Quindi ora è il tempo privilegiato per far vedere che siamo una cosa diversa, è ora. Quando, ripeto, tutti gli altri cacciatori di voti spariranno, di tutti i partiti, di destra e di sinistra. Sarà anche più sereno, ci sarà un clima anche molto più sereno, contattare alcuni parroci che in campagna elettorale si sono sentiti un po' tirati per la giacca a destra e a sinistra, che hanno avuto qualche remora, adesso con molta calma si può ragionare e spiegare cosa siamo. Perché guardate, il dato che tutti hanno condiviso è che a chiunque tu proponevi questa cosa qui, almeno non c'era un pregiudizio negativo, anzi, il contrario. Quindi abbiamo una prateria davanti, abbiamo davvero una prateria davanti. Il quarto punto, anche questo non sottovalutatelo, è fondamentale, riguarda la formazione. Non tutte le cose della politica passata sono da buttare via. Io ricordo per esempio alcune esperienze come la scuola di politica, e non è una cosa negativa in sé. Anzi, è importante, perché se noi davvero abbiamo la pretesa, la radicale, come ho sempre detto, di
essere presenza politica capace di diventare cultura, dobbiamo avere almeno gli strumenti per rendere ragione degli ideali, dei valori, dei principi in cui crediamo, se no non facciamo cultura, facciamo ideologia e parliamo per slogan. Noi non dobbiamo parlare per slogan, perché questo non significa fare cultura. E allora dobbiamo essere capaci di rendere ragione anche delle nostre proposte. Mi viene in mente l'obiezione che facevano sul reddito di maternità, no? L'obiezione può essere considerata una forma di assistenzialismo, contraria quindi alla dottrina sociale della Chiesa, non si può non essere capaci di rispondere a questa obiezione. Tra l'altro, riguardo, mi viene in mente lo splendido, splendido articolo di Emiliano Fumaneri sulla croce, che dà una spiegazione davvero eccezionale. E a proposito di questo, ricordate che la croce è uno strumento indispensabile e fondamentale per la formazione culturale di chi vuole aderire e partecipare come militante, nel senso come entusiasta, promotore del progetto del popolo e della famiglia. Quindi la croce è fondamentale. Poi abbiamo diversi supporti, come i nostri due libretti, O capiamo, moriamo, che deve essere assolutamente utilizzato come strumento principe, e l'unica opzione, il popolo e la famiglia, il mio libro che contiene in sostanza moltissimi degli editoriali della croce. Guardate che un sacerdote ha deciso di votarci, mi ha confessato che ha deciso di votarci, voleva votare un'altra cosa, ma ha deciso di votarci dopo aver letto l'unica opzione. Sono strumenti importanti, li abbiamo a disposizione, organizzati incontri anche per presentarli, cioè, ma teniamone assolutamente conto. Anche perché dobbiamo creare una vera classe dirigente. Dobbiamo, bisogna che anche dal punto di vista culturale noi ci attrezziamo, e penso per esempio anche alla comunicazione, come è importante la comunicazione, e penso anche al lavoro eccezionale che ha fatto Fabio Torriero, non solo, ma a quello che può ancora fare. Ha insegnato a scrivere i comunicati stampa. E perché dico che anche questo diventa importante? Perché a ogni passaggio, no, elettorale, e ricordiamo che ne abbiamo fatti, questo è il terzo, è il più importante, ma è il terzo. Siamo partiti nel 16, abbiamo fatto il 17 e adesso abbiamo fatto questo qua. Noi cresciamo. Noi cresciamo. Adesso non soltanto questo passaggio fondamentale ci ha fatto crescere in termini di organizzazione, come vi ho detto prima, no? Ora è ben chiara la rete, ma ci ha fatto crescere anche con rapporti esterni. Fate mente locale, ma guardate in ciascuno delle varie realtà, le circoscrizioni, le cifre, sono cambiati o no i rapporti, per esempio, con i mezzi di stampa, la televisione, e come no? Penso pensate ai quotidiani locali, ai periodici locali, come adesso attenzionano il popolo e la famiglia. L'Arena Verona, piuttosto che la Priappina Varese, piuttosto che il resto del Carlino in Emilia. Ora siamo ritenuti, identificati come soggetti politici che comunque hanno qualcosa da dire, perché, ragazzi, nel bene e nel male, noi eravamo da Mentana alla Sette, tra Potere al Popolo, Casa Pound, Popolo della Famiglia, eravamo lì. Cioè, e ricordate sempre il giudizio importantissimo di Aldo Cazzullo. Ecco, anche da questo punto di vista, torno alla formazione. È importante, perché fatemelo dire da chi è riuscito a vivere tutta la vicenda. L'apporto sottotono ma fondamentale che ha dato Fabio
anche nella capacità di realizzare i comunicati stampa o nei rapporti con la stampa, è stato fondamentale. Leggevo i primissimi comunicati stampa, prima del suo intervento, erano prolissi, ripetitivi, illeggibili a volte, non pubblicabili. Dopo l'intervento di Fabio, quindi dopo questa formazione anche nella capacità di comunicare, insomma, ho visto degli ultimi comunicati stampa che erano davvero degni dell'ufficio stampa del PD piuttosto che della Lega. Avvaliamoci anche di questi amici, penso anche a Giuseppe Brienza, cioè anche all'apporto che lui ha dato, cioè sono tutti, e guardate, stiamo crescendo. Noi forse non ce ne accorgiamo, perché è chiaro che si fa fatica, ma da fuori se ne accorgono. Ragazzi, il popolo della famiglia del 2018 non è il popolo della famiglia del 2017. Tantomeno il popolo della famiglia del 2016. È un altro mondo. E cresciamo, come sono cresciuti tutti, come cresciuti, tutti i movimenti, i partiti sono sempre cresciuti così, a livello non solo organizzativo, ma a livello di formazione, a livello di capacità di comunicazione. E questo nasce, ecco perché torno alla scuola di politica, torno all'idea della formazione e dell'aspetto culturale, perché noi facciamo magari fatica a percepirlo, da dentro non ci vede, ma da fuori, fidatevi, si vede come. Hanno visto che stiamo crescendo, stiamo maturando, step by step. Oggi c'è una divisione tra delusi ed entusiasti. Devo dire che i delusi sono pochissimi, gli entusiasti sono veramente, veramente tanti. Questo mi rincuora perché, vedete, la distinzione è tra coloro che ancora ragionano in termini personalistici o comunque di obiettivo mondano e quelli invece che hanno capito che si sta per costruire un progetto grande. È tutta lì la differenza. Io vi prego, sarebbe stato meglio ottenere un risultato maggiore? Certo che sarebbe stato meglio ottenere un risultato maggiore, chiaramente il 3, 4, 5, 6, 7, il 10, ma non c'è dubbio. La domanda che ci dobbiamo porre noi è un'altra. Abbiamo fatto di tutto? Abbiamo fatto il possibile? Sì. È questo che ci deve interrogare. E nelle condizioni date, col fatto che ci conosce ancora purtroppo solo il 5% degli italiani, il risultato che abbiamo ottenuto è strabiliante. Dobbiamo cambiare le condizioni, certo, questo non è che non dobbiamo fare autocritica, con tutti tanti limiti, gli errori umani, ma guardate, la percezione che ho io è che davvero si è dato il massimo, sbagliando come si sbaglia inevitabilmente, cioè, non possiamo pensare come ci accusa qualcuno di avere la verità in tasca e soprattutto la perfezione in tasca, no, noi non ce l'abbiamo, siamo consapevoli, lo ripetiamo a oltranza, di essere lampadine fulminate, forse i peggiori che buon Dio ha scelto per fare questa operazione. Però in coscienza ciascuno di voi si ponga la domanda, io ho fatto il possibile? C'era qualcos'altro di più di quello che... Io dico di no. Bene o male, questo è un aspetto che possiamo valutare, sul quale possiamo discutere. Certamente c'è da migliorare tantissimo. Però guardate, anche qui, non si va dalle elementari all'università, si fanno le elementari. Poi si fanno le medie, poi si fanno le superiori e poi si va all'università. Sono dei passaggi di formazione e di crescita che sono naturali, legati a un'inevitabile esperienza che tu fai, non si salta.
Io vi prego risentire il mio intervento sulle cattedrali, quello che ho fatto all'Assemblea, perché tra l'altro, pensate, è stato un intervento ispirato, io dovevo parlare di altro, avevo in mente proprio altro da dire. E che sia stato ispirato ne è testimone il nostro amico Daniele di Cavarzere. Quindi ascoltatelo attentamente perché lì c'è il cuore di questa visione in qualche modo profetica, ma nel senso di chi guarda al futuro e non al contingente o peggio ancora al personale. E dobbiamo inevitabilmente fare tutti i passaggi che bisogna fare. Voglio ricordare ancora chi non l'avesse letto, perché ormai ho un'età che mi consente di avere visto diverse cose nella mia vita. Voglio ripercorrere l'esperienza della Lega, la Lega Lombarda. La Lega nasce negli anni 80, all'inizio degli anni 80, credo l'82 mi pare. All'inizio è un movimento spontaneo, come tutti i movimenti che nascono dal basso, non sono nati dall'alto negli uffici Publitalia con il kit della valigetta del militante perfetto, giacca e cravatta, no. È un movimento che è nato dal popolo, spontaneo. I primi anni sono stati di assoluta totale anarchia, disorganizzazione, cioè tutti seguivano questo leader carismatico, che era Umberto Bossi, ma nel più totale casino. Quando hanno cominciato in qualche modo a organizzarsi e strutturarsi, c'è stato il passaggio fondamentale nel 1987, cioè dopo 5 anni di tutto questo, dove si beveva l'acqua del Po, c'erano i vichinghi con le corna, quando osano presentarsi alle elezioni politiche, come abbiamo fatto noi adesso. Si presentano alle politiche nazionali. Prendono lo 0,48% alla Camera e lo 0,42% al Senato. Allora non c'era lo sbarramento del 3%, quindi passano due, Bossi e Giuseppe Leoni di Varese. Bossi viene candidato, quindi è eletto alla Camera e al Senato per la circoscrizione Como-Sondrio-Varese. Lui opta per il Senato e da quel momento diventa il senatore, no? E Leoni va alla Camera, quindi due. Ma qual è il dato fondamentale? Che solo da quel momento la Lega comincia a strutturarsi come organizzazione, aprono le sedi, ci sono i referi. Perché? Perché hanno dovuto raccogliere le firme, hanno dovuto creare i comitati, gli eletti, le liste. Cioè quel lavoro lì è stata la panacea, è servita alla Lega per passare da un movimento anarcoide e spontaneo, arruffato, a una roba strutturata. È stato il passaggio fondamentale e noi, non vedo perché non dobbiamo fare la stessa cosa, perché è naturale. Poi che cosa hanno fatto questi? Quando hanno cominciato a strutturarsi, diciamo, hanno passato dall'88 all'89, hanno fatto tutto questo. Poi nell'89 si sono presentati alle europee e hanno raggiunto l'1,86%. Cioè sono passati dallo 0, delle elezioni politiche dell'87 all'1,86, quasi al 2% dell'89, delle europee. E hanno mandato due parlamentari in Europa. Da lì è cominciato poi. Oggi faccio questo esempio perché oggi la Lega è il primo partito del centrodestra e esprime un candidato premier. Certo, sono passati 30 anni, però per dirvi che non si può pensare ma bisogna avere la pazienza del contadino, come ho scritto, cioè tu devi piantare il seme, devi aspettare che il seme germogli, poi deve crescere e poi diventare spiga e poi lo raccogli. Neanche tutti i soldi del mondo, o tutte le televisioni del mondo, o tutto il potere del mondo può trasformare un seme in una spiga nel giro di 2 ore. Non si può, semplicemente non si può. Ecco, noi dobbiamo,
Dobbiamo percepire questo ed è importante. E io ricordo che ho scritto un articolo, Vita non facit saltum, perché ho imparato, e voglio concludere così, dal mio grande maestro, Don Luigi Giussani, che questo aveva scritto, nel cammino al vero un'esperienza, dice, la partecipazione, impegnarsi nella realtà vuol dire vivere la realtà. E come si vive la realtà? Agendo, facendo, attraverso un fare. Ma dice Giussani, il fare può essere realizzato solo a due condizioni. Attenti bene. Primo, non deve avere limiti di tempo preventivati. Cioè, non si può dire tento un certo numero di volte e poi se non ci riesco o non mi piace, basta. È una impostazione che rivela all'origine una mancanza sottile di amore al vero, o una sottile presunzione, o un attaccamento a se stessi. Seconda condizione. Qualsiasi gesto, qualsiasi fare, anche la nostra esperienza politica col popolo e la famiglia, impegna tutta la persona come tale. Perciò anche un'attività minima, accettata per l'ideale, dà un contributo valido alla crescita della persona. Non importa che ruolo hai, che cosa fai. Attenti qui. Spesso si desiste dall'impegno perché non ci si sente capaci di un livello più alto di realizzazione, si abbandona tutto, perché appare troppo poco raggiungibile la cima, non raggiungeremo mai il 3%, o semplicemente quello che fanno gli altri partiti lo fanno e non ci riusciamo. Ognuno faccia ciò che gli riesce di fare. In qualsiasi circostanza si trovi, fosse anche il livello più basso, nessuno è scusato dal tentativo indomabilmente ripreso. Vita non facit saltus, per cui non possiamo pretendere di arrivare subito ad un vertice, Parlamento, ma occorre una pazienza di sviluppo lunga come la pazienza del Signore, cioè come tutto il tempo della nostra vita. Ed è bellissimo perché Giussani ha applicato alla vita questa formula scolastica, natura non facit saltum, che era contemplata nella filosofia botanica di Linneo del 1751. Ed è vero, amici, è così. La vita, la natura, come la politica, non può saltare passaggi che sono ineludibili. Quello che noi dobbiamo fare è continuare in questa bellissima espressione, dice lui, cioè nel tentativo indomabile, dico indomabile. Ciao a tutti.